Ash Lazar, la maggior parte dei tuoi compagni sono in riposo, tu invece stai lavorando sodo per rientrare al più presto. Beh sì, è importante che sfrutto questi giorni magari di break internazionale, quindi devo recuperare al più presto per ritornare in forza per la squadra e dare una mano ai miei compagni. Le tue apparizioni con la maglia rossoblu sono state più che positive, sono state ricalcate dal pubblico del San Vito Marulla con applausi, boati, insomma ci si aspetta molto da te. Sì, guarda, mi è capitato magari prendere un caffè da qualche parte qui a Cosenza e già si è sentito il calore di loro, mi hanno fatto i complimenti e questo fa solo che piacere e sapevo che andavo a trovare una cosa così perché mi hanno già parlato e sinceramente sono davvero contento di aver scelto qui e spero di poter dare quello che si aspetta al pubblico, se non di più, perché sono venuto qua in una realtà dove devo lavorare tanto, sto cercando di ritornare il Lazar di una volta, se non più forte, quindi sia Cosenza che nel mio progetto personale è la scelta perfetta per poter arrivare in quel gradino importante dove voglio arrivare. Ecco, quando il tuo nome è iniziato a circolare sui siti specializzati in mercato, qualcuno ha detto è una fake news, non è possibile. Lazar, invece è stato molto bravo il direttore Trinchera a Sì. Sì, intercettare questa tua voglia di calarti di nuovo in una realtà come quella di Cosenza. no, beh, il direttore è stato davvero una persona sincera, mi ha detto tutte le condizioni che andavo a trovare e era in me quello che volevo trovare. Io avevo bisogno di giocare perché era una realtà dove nell'ultimo anno ho trovato veramente poco e per poter ritornare nei livelli dove voglio arrivare era ricordare magari il passato, quindi ritornare in Italia, ritornare a casa e ritrovare una piazza calda come Cosenza era molto importante per la mia carriera. Beh, Che gruppo hai trovato nello spogliatoio? è un gruppo importante, davvero di bravi ragazzi, di un gruppo unito e sono veramente grandi giocatori. Sono in un gruppo che davvero ci sono tanti giocatori che potrebbero giocare benissimo nella massima serie. E sono sincero, hanno tanta qualità e possiamo dire alla nostra anche questo campionato potremmo fare qualcosa di davvero importante. E poi un pezzo pregiato è arrivato anche grazie a te. Manu Rivière non è un Sì. mistero, ti ha un po' seguito. Sì, no, mi hanno chiesto com'era e tutto, io ho detto soltanto la verità e poi mi ha chiesto anche lui le cose, gli ho detto quello che ho visto, quello che era e poi sinceramente lui è più o meno nella stessa situazione mia, lui ha fatto cose importanti, eravamo insieme a Newcastle, so la sua storia, so tutto, quindi lui ha bisogno anche lui del lancio e quindi ha bisogno di una realtà dove diciamo che lo coccola dove deve lavorare duro e deve dimostrare quello che vale con le partite e così può fare il salto di qualità. Ecco, dopo quel bellissimo gol nella gara con il Venezia, ha rilasciato una dichiarazione di 30 secondi perché ancora non mastica Già. l'italiano, ma con te cosa vi siete detti? No, allora lui era molto contento del primo gol perché per un attaccante è fondamentale ed è arrivato questo gol in un momento importante ed è contento, nonostante lui non si accontenta di così poco perché è un ragazzo che ha un obiettivo, che ne abbiamo parlato sia io con il direttore, anche il mister ha sentito qualcosa e c'è un obiettivo importante di quello che deve fare quest'anno, quindi non credo che si è accontentato di un gol. Allora magari questo obiettivo ce lo scrivi in una busta chiusa e la riapriamo poi a maggio, vediamo se è stato Vediamo. raggiunto, vuol dire che Cosenza sarà in alto. Certo. Detto questo, torniamo alla Cosenza non sportiva, alla Cosenza come città, alla Calabria, a questa terra che è abbastanza vicina alla Sicilia che ti ha accolto dopo il nord con Varese, dove si è trovato benissimo, immagino che troverai bene qui, c'è anche il mare che a te piace tanto. Sì, beh, il mare. Sono nato a Casablanca dove è una città di mare, quindi quando sono vicino al mare mi sento proprio a casa.
e sinceramente qui mi hanno fatto sentire davvero tanto calore, sì, anche magari ho provato qualche posto per andare a mangiare e la cucina è una cosa incredibile, quello che mi ha mancato anche in Inghilterra, sinceramente. E nonostante ho una dieta stretta, eccetera, magari qualche giorno sgarri e vai a mangiare in qualche posto dove ti consigliano quelli della città, dove andare a mangiare anche per conoscere un po' la città e vivere veramente quello che, il calore che c'ha la gente, in questa città. Allora, forza lupi, Ash! Forza Lupi!